Ragazze, oggi video review. Oggi parlerò di un libricino non tanto grande, ma che comunque ha un po' di cose che vi devo dire. Allora, il libro in questione è di Franz Kafka, Lettera al padre. Allora, questo libricino qua, intanto l'ho pagato 1,90€ perché è uno di quei libricini che costa 1,90€. Teoricamente, un tempo, costavano 90 centesimi, ma visto che adesso sono in brossura, mettono 1€ in più, è solamente questo che costa 1€, quindi vabbè. Questo libro, allora, diciamo che Franz Kafka l'ho voluto provare, ma non è assolutamente il mio stile. Secondo me, secondo il mio parere personale, sto dicendo delle cose senza senso, secondo il mio parere personale non è molto adatto a me, è un po' noioso per i miei gusti. Innanzitutto non è sicuramente un dialogo divertente perché questo libro parla di una lettera, appunto, che proprio il protagonista, quindi Franz, scrive a suo padre che non ha mai conosciuto. Cioè sì, l'ha conosciuto da piccolo, ma insomma si sono persi perché non hanno mai avuto un rapporto buono tra padre e figlio. Hanno avuto diversi litigi, praticamente si odiavano a vicenda e questa lettera non verrà mai recapitata all'uomo in questione, quindi al padre di Kafka, perché morirà prima. È veramente, cioè, tutto il libro, tutto questo, anche se non è tanto, tutto sto malloppo qua è una lettera, la vera lettera scritta, che ha scritto Kafka al padre. Quindi, veramente, è molto alla lettera, perché, insomma, se io penso di scrivere una lettera, scrivo massimo 2 pagine, questo mi viene fuori a scrivere un libro su una lettera, quindi è veramente una lettera che non si può riassumere in 2 parole, perché è molto lunga, ci sono molti episodi della loro vita, di quello che Franz si ricorda, nonostante l'età adulta adesso, ed era invece un bambino, non mi ricordo quanti anni aveva, però meno di 10 anni, quindi comunque era un bambino, a ricordarsi certe cose, insomma, vuol dire che proprio se le ricorda nonostante fosse piccolo, quindi visto che anch'io non mi ricordo cosa ho fatto ieri a momenti, lui per ricordarsi questo vuol dire che è qualcosa che si è proprio impresso nella sua memoria, quindi in genere le cose che si stampano nella memoria o sono bellissime o sono bruttissime. Non c'è un ricordo a metà via, o te lo ricordi perché è un ricordo stupendo, o te lo ricordi perché è un ricordo che vorresti cancellare ma non ce la fai. Quindi nel caso di Kafka sono ricordi brutti, perché proprio suo padre lo odiava, era capo di una tribù, ma Franz non ne voleva sapere assolutamente niente. È un dialogo molto approfondito tra Franz e Kafka, è la stessa persona, infatti sono un genio a dire queste cose, tra Franz e il padre, scusate, sono un po' stanca, però devo fare questi video perché non so cosa caricare per voi, quindi lo sto facendo per voi e spero che comunque vi piacciono. E comunque vedete anche che la copertina qua, c'è una macchina da scrivere, e secondo me mi piace molto questa copertina perché c'è appunto la macchina da scrivere di una volta e il titolo e l'autore è un foglio di carta che esce dalla macchina da scrivere, quindi mi piace veramente molto questa copertina perché è molto carina secondo me. Ho distrutto la telecamera a mettere giù il libro, però va bene. Non saprei cosa dire perché credo di avervi già detto tutto il possibile. In poche parole, questo libro parla di Franz e di suo padre, che non hanno mai avuto un buon rapporto, che cerca Franz di scusarsi se ha sbagliato qualcosa, se non era il figlio che magari lui voleva, ma questa lettera non arriverà mai al padre perché ovviamente Franz è inconsapevole che il padre è morto, muore dopo pochi giorni che lui ha finito la lettera e ovviamente non avendo contatti con lui non poteva saperlo. E insomma è un po' triste come storia, ma vi ripeto, non è il mio genere Franz Kafka, infatti non credo che lo comprerò mai più un libro di Franz perché sono un po' più di adulti questi libri qua e io non è il mio stile, io preferisco Shadowhunters, Harry Potter, così, quindi andare a prendere una cosa molto seria e comunque di un autore che è adulto ma scrive
cose per adulti, insomma, sono stata un po' scema io, però era praticamente perché l'ho comprato, perché era un dialogo, scusate, un brano che avevamo letto a scuola, in un pezzetto c'era, ma interessato un po', l'ho trovato, ho detto, questo mi ricorda qualcosa, Lettera al padre, poi mi sono ricordata che era di quel libro, che avevamo di scuola, che c'era un pezzetto di un racconto, sai, antologia, così. Allora ho detto, perché non comprarlo? E infatti, eccolo qua. Allora, ho scoperto com'è finito, sono rimasta in certi momenti delusa, in altri momenti felice, in altri sorpresa. Diciamo che non si può essere né felici né tristi né sorpresi in questo libro. Ognuno ha le proprie personalità, secondo me, ognuno reagisce al proprio modo, perché... insomma, è un po' triste come storia. Leggetela, se volete, mi direte la vostra, lasciatemi un video risposta di una vostra review. Bacioni ragazze, al prossimo video!